continuarono così. E invece poi ci hanno scavo nel lontano 92, quando quella festa era ancora bella, purtroppo non come oggi, che ho pensato che forse dovevo avvicinarmi a questi strumenti in una maniera del tutto solitaria, perché prima di fare corsi presso specialisti di questo ambito, di questi membranofoni, si tratta di membranofoni che sono indeterminati, nel senso che non hanno una tonalità fissa, ma hanno un suono indeterminato perché non sono accordabili, o meglio, negli ultimi anni questo è stato possibile con gli strumenti in pelle sintetica. Mi sono avvicinato a questo strumento e ho iniziato a suonarlo. Il mio primo tamburello è volato dalla finestra della mia università di Viterbo, perché non riuscivo minimamente a prendere la tecnica della terzina, che è stata la prima cosa, quella che tutti i miei allievi poi vogliono imparare. Poi ho fatto alcuni corsi, ho frequentato le feste, questo è un'arte di strada, è una musica di strada, è una musica che il popolo ci ha regalato in maniera indiretta, perché in realtà non volevano neanche farlo, lo hanno fatto perché ci si ammazzava il maiale e si suonava.